Ciao, in questo video farò una query avanzata che permette la selezione di una parte di una stringa e nello specifico, ad esempio, vedremo come è possibile estrarre le sue geometrie relative al codice 51, in pratica tutte le geometrie che iniziano per 51 con la query che andremo a vedere a breve. Possiamo vedere che c'è la suddivisione amministrativa francese, che utilizzeremo per praticità questo shapefile. E innanzitutto il primo passo è andare appunto nella tabella attributi. Attiviamo qui il Select Future. E andando a ricercare qui in string utilizzeremo questo tipo di selezione, il substr. Nello specifico andremo a fare quindi substr il field di nostro interesse. In questo caso 1 e 2. Cos'è 1 e 2? 1 praticamente 1 e 2 è il range di ricerca del codice che andremo a scrivere a breve. C'è soltanto, dovrà ricercare soltanto nelle prime due posizioni di questa stringa. Quindi is 50. Sono stati quindi selezionati, come vediamo, tutti i poligoni, tutte le geometrie che iniziano per 50. È possibile concatenare a questa selezione un'altra selezione, ad esempio io ce l'ho qui, in cui praticamente ho chiesto che venisse selezionato il 51 e il 10. Effettuiamo la query e questo è il risultato. Spero che questo video sia stato utile. Un saluto.